Ciao a tutti, zonzomini miei, io sono la vostra Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video zoom adoro, top, bacio super fashion speciale per te amore mio, ti amo da morire, te lo do come me lo desti tu la prima volta, bene, e tanti bacio, sì, tanti bacio, va bene, sto fusa perché sono appassionata, io ogni volta che sono così è perché c'è sempre qualcosa che non vedo l'ora di farvi vedere. E baci fashion super speciali per tutti. Baci fashion per tutti. Lunedì video saluti, vi ricordo. Sì, ve lo dico poi man mano quando li faccio. Comunque, lunedì video saluti e vi farò vedere, insieme ai video saluti ovviamente, vi farò vedere qualcosa a tema dei puntini puntini, non posso dire nulla, però qualcosa che sicuramente vi piacerà. Martedì invece so già che cosa fare. Sarà un video a confronto, una cosa che sempre non posso dirvi. Però dolce, non salato, già ve lo posso dire, però non posso spoilerare altro. Invece per domenica ho intenzione di programmare un video particolare, non mio. E invece per quanto riguarda domani, il video di domani, in realtà lo sto registrando oggi, che è già uscito quell'altro dei Reese's, delle cioccolate, però questo lo sto registrando adesso, che saranno più o meno le 7 all'incirca, quasi. E lo voglio programmare questa sera per domani, cioè per voi domani sarebbe sabato e sicuramente voi lo vedrete di sabato pomeriggio, questo video che ora sto registrando di venerdì pomeriggio. Praticamente è un video, come avrete visto dall'anteprima della copertina, è un video in cui farò vedere i miei ultimi acquisti low cost assolutamente, non luxury, e come simbolo queste crucette lo sa perché ho comunque preso. Però prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale, ovvero Gilda Fashion su YouTube, Gilda Fashion 84 su TikTok. Ora voi direte, perché non li fai più spesso questi video dato che ti chiami Gilda Fashion? Semplice, perché ci vogliono i soldi, cioè ogni giorno comprare robe, non è che lo posso fare appositamente per il canale. Ovviamente quando so che davvero devo acquistare qualcosa, già che ci sono ci faccio il video. Infatti siccome queste cose le devo comunque mettere via, prima di metterle via o comunque di appenderle, ho detto no, ci faccio il video e lo programmo. Però non potevo programmarlo per lunedì, perché lunedì voglio fare i saluti, io non posso sapere fino a lunedì quante altre persone poi mi scriveranno nei commenti, perché sennò poi va a finire che se lo registro prima, poi lunedì magari c'è qualcuno che commenta dopo che ho già fatto il video e ci rimane male, quindi aspetto lunedì, vediamo i commenti che riesco a prendere e ci faccio un altro video direttamente lunedì stesso. Avete capito? Sì, se no rallentate il video e lo sentite, va bene, adoro, top, ci siamo capiti. Bene, allora io ho preso queste gruccette dai negozi, cioè tipo Mondo Risparmio, quei negozi di casa così, ho preso praticamente nella mia città di Bari queste grucce, era praticamente un pacco da 6 e credo di averle pagate sulle 2,50-2,90. Erano praticamente 6 grucce, sono 6 grucce rosa, però è ferro, sono di ferro, però ricoperte di colore rosa. Potevo non prenderle, c'era o rosso o celeste. Sinceramente, penso che man mano inizierò a sostituire tutte sulla riga le gruccette rosa, però per il momento ho preso un pacchetto da 6, vediamo come mi trovo. Siccome sono sottili, mi hanno colpito anche non solo per il colore, ma per il motivo che occupano poco spazio. Ci vuole mettere tutti i leggings, avete capito, insomma. Adoro, top. Poi, sinceramente, ho pensato per andare in piscina, magari per andare quando voglio portarmi qualcosa da mangiare fuori, mi piace questa qui, ho già messo le forchette, l'ho già lavata e tutto, praticamente ermetica, diciamo, di plastica ovviamente, però ermetica, salva freschezza, praticamente qui c'è lo spazio per mettere, non so, qualche snack, oppure posate, fazzoletti, quello che volete, e sotto si mette quello che, insomma, che volete mangiare. L'ho pagata 4,90, 4,80, comunque quasi 5 euro, sempre in quei negozi casalinghi, diciamo casalinghi. Ovviamente ho preso anche qualcosa a livello di, cioè, cose per l'inti, per l'igiene personale, non è che ve li posso far vedere. Una formina per fare delle cose che però non posso dire perché è una sorpresa, di una forma comunque carina che devo farci alcune cose, quindi non posso farla vedere per questo motivo. Poi, cosa ho preso? Allora, la cosa più bella ve la faccio vedere alla fine. Ho preso da. Avete presente quei negozi tipo asiatici, quei negozi diciamo Mondo Risparmio, quei negozi lì, insomma, tipo quei negozi che avete nella vostra città, che le cose costano comunque. Oddio, hanno imparato ad alzare i prezzi anche loro. Però, sinceramente, vado a prendere cose carine, non prendo cose costosi, altrimenti vado nei negozi luxury. Ora voi direte: sì, ma tu vai, tu passi da un estremo all'altro, o compri le cose tipo Gucci, Chanel, oppure passi direttamente ai cinesi, non ce la vedi di mezzo. Sinceramente, mi piace comprare anche da H&M, da Zara, eccetera, però
la via di mezzo, però vi dico la verità, i prezzi dove ho preso, per esempio, ho comprato queste cose che vi farò vedere, se la giocano con Bershka e H&M, siamo lì, quindi a volte trovo cose più sfiziose qui che magari non sempre da H&M, H&M trovo giusto qualcosa, ma non sempre. Comunque, vi dicevo, in questi negozi della mia città ho trovato questa gonna, che però non posso farvi vedere addosso perché per rispetto, diciamo, di chi è geloso. Praticamente è una gonna bellissima perché da dietro è lunga, è un bellissimo verde acqua, da dietro è lunga, davanti invece ha questi bottoni così che posso lasciare così, ma ha questo bellissimo spacco sul davanti che si apre e in più si può anche fare un fiocco. Vabbè, praticamente si fa il fiocco, vi faccio vedere. Si fa il fiocco. Ecco qui. Vi ricordo, e si apre davanti, vi ricordo che questi video sono video adatti a tutti perché comunque sono vestiti, abbigliamento low cost, quindi a basso prezzo si può dire. Quindi non sono, in questo caso, non sto facendo dei video luxury. I video luxury li ho fatti in passato, però in questo momento mi sento più umile, ecco, mi sento proprio così. Poi, briciola, togli le zampe da lì e togliti. Ecco, ovviamente li ho già igienizzati, lavati e tutto. Questo qui è un vestitino, ditemi se non è una figata, va pure di moda in questo periodo questo tipo di tessuto. È un vestitino bellissimo. E praticamente va di moda pure questo tipo di tessuto, ma poi guardate i colori, sinceramente non ha niente da invidiare ai vestitini di Tezenis, slash H&M, Bershka, eccetera. Quindi sono sincera, il tessuto è anche molto resistente, è veramente una figata, stupende queste cose. E ora vi voglio far vedere due cose dei marchi di sempre low cost, proprio conosciuti. Diciamo che sul podio, alza il culo briciola, e dai, sul podio mettiamo al secondo posto, poi il primo posto vi faccio vedere cosa ho preso. Da Tezenis ho preso questo costume da bagno nuovo, eccolo qui, questo, scusatemi, ecco, che praticamente si allaccia così, è trasparente qui, vedete, ecco. In realtà qui manca qualcosa, no, l'ho tolta di mezzo perché, insomma, non mi andava di restare a rimetterlo. C'è anche il laccettino che va da qui a qui, che va dietro il collo, e praticamente è così. Questo qui l'ho pagato, in realtà questo costume da bagno me l'ha regalato mia madre, io invece ho comprato un'altra cosa, da H&M, vi faccio un accessorio, ve lo faccio vedere dopo. Questo costume, che è fatto da questo, è composto da questo reggiseno, leggermente imbottito qui, push up credo, io ho preso una seconda, e praticamente questo qui stava, credo, fra 15,90, 16,90, non mi ricordo, comunque una cosa del genere, non vorrei dirvi una fesseria, io butto sempre gli scontrini, e di sotto è praticamente un... Ah no, c'è qui, c'era, scusatemi, c'era, eccolo qui, e praticamente anche questo c'è igienizzato, lavato e steso, e il tag, sì, il tag, modello credo che sia un tag, ormai differenza fra perizoma e tag, non me lo ricordo più qual è quello più sottile, comunque... Mi volevo perché praticamente a me stanno bene le cose a vita alta, quindi ho pensato un modello sgambato così e dietro così. Questo qui stava a 9,90, 10 euro. E vi ricordo che è di Tezenis. Ecco. Adoro, top. Primo posto da H&M. Voilà! Questi bellissimi sandali. Sono dei sandali aperti adatti per andare in piscina o comunque anche per passeggiare, però io non li userò per fare lunghe passeggiate perché per quello sinceramente uso sempre le sneakers che non passano mai. Sono bianche, che si abbinano praticamente a tutto, devo solo stare attenta a non sporcarle o comunque pulirle sempre. La cosa che mi ha colpito è che sono all'interno imbottite, quindi cioè non raschiano. Sotto sono pure per la piscina, vanno bene perché sono ruvide, quindi le solo provate, sono ruvide quindi non si scivola. Sono comode, però vi do un consiglio, per me vale questo consiglio, cioè per me è valso, ora io lo dirò a voi, però dovete sempre provare di persona, io sinceramente non tutto prendo online, perché certe cose vanno provate, non mi scoccio a fare il reso e tutto. Allora, io vi dico una cosa, io calzo 38, però dipende, per esempio le Hogan calzavo 37 e mezzo,
Le All Stars pure 39,5-40, dipende dal modello, se è troppo stretto lo vuole un po' più largo, se deve giocare. Per esempio, le scarpe chiuse, a volte ho preso il 39, dipende. Le Gucci 38,5, le McQueen mi sa 38, le Balenciaga 38, però di scarpe tipo H&M, allora in generale io come sandali aperti porto il 38, però personalmente da H&M ho preferito prendere, anche col consiglio di mia madre che era con me presente, il 37, perché queste scarpe, raga, vestono veramente molto larghe. Cioè, sono, considerate che poi col piede nudo il piede tende anche a scivolare più in avanti. E se le avete già che sono larghe, cioè, invece voi direte, ma non è il contrario, se sono più piccoline poi le dita escono fuori? No, perché il modello è proprio largo qui, cioè le dita entrano perfettamente. E dietro il 38, purtroppo, cioè il piede mi giocava. Praticamente nel 38, nonostante io sia 38 di scarpe di sandali aperte, il 38 mi giocava. Quindi con il 37, considerando poi che la devo utilizzare per questi scopi qui, alla fine come si possono usare come ciabatte, come scarpe da spiaggia, piscina, slash piscina. E anche per fare magari delle passeggiate tipo dalla macchina, cioè comunque per il mio scopo non è che devo fare grandi passeggiate, eppure il piede me lo sento più frenato col 37 comunque. 37 ho preso, nonostante io sia un 38 da H&M e H&M. Quindi queste qui invece mi sa che le ho pagate sulle 33 euro. E però sono fatte bene, queste sono fatte bene. Mi sembra una buona, comunque, una buona fattura. Detto questo, io spero di avervi deliziato con questo video, piccolino, ma oddio, piccolino, giusto? E sì, ho cambiato, volevo essere in bianco, un angioletto. Un altro bacio super speciale per te, vita mia, ti amo da morire. Sì, briciolo, ti faccio fare la pappa, va bene, lui sta in attesa di mangiare come sempre. Sa fare solo quello, non scherzo, sei anche tanto, tanto amore, va bene? E baci fashion per tutti, e altro bacio per te. Ti amo da morire, mi raccomando, seguitemi su YouTube Gilda Fashion, su TikTok Gilda Fashion 94. Detto questo, un abbraccio immenso e un bacione della vostra Gilda Fashion. Adoro, top, ma legato te raccomandino.